Tormentone Ruby! Ecco, se ne sentono di tutti i colori, ma vediamo cosa dice ilgiornale.it. Ruby! Per il PM doveva andare in comunità. Berlusconi! Dice tutti contro di me, ma vado avanti. Berlusconi continua ad immedesimarsi nel mostro dei mostri della sacra infezione de Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale. E vabbè, è una malattia che ci vogliamo fare. E la PM dei minori, Anna Maria Fiorillo, PM di Milano, di turno il 27 maggio scorso, il 4 maggio del 2004 invece mi sembra che c'era un certo Mussi, era il PM di turno. E chi lo conosce? Lasciamo perdere. Dice, il PM dei minori di Milano, Anna Maria Fiorillo, di turno il 27 maggio scorso, quando Ruby venne fermata e portata in questura, fa sapere che dispose che la ragazza andasse in comunità. Ecco, di pompolo polemico. Bersani chiede al premier di dimettersi. Che novità, Ruby. Che dice Ruby? Dice, Berlusconi mi ha aiutata. Ecco, un voto assicurato. Ecco, e il cavaliere? Che dice il cavaliere? Amo le donne e non cambio. E certo, il cavaliere non cambia. Nessuno cambia. Nessuno cambia. Gli altri sì. Ad esempio, dice io, dice a Munne, dice a Russo Caravia, dice invendati, io ti prendo, no? Ti prendo, ti rubo tutto, ti distruggo tutto, passato e presente e futuro. E poi ti dico, ecco, inventati una vita, ti butto a mezzo a una strada e ti dico, inventati una vita. Invece il cavaliere non cambia, e ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro. Nessuno cambia il proprio stile di vita, però gli altri lo devono cambiare. Ma lasciamo perdere. Milano, io ho PM, vabbè, in questo caso è pubblico ministero. In altri casi, ad esempio nel 27938/04, è privato minchione. Ma lasciamo perdere. Il PM dei minori di Milano, Anna Maria Fiorillo, chissà se c'è nel 27938/04, prima e poi. Ma forse sì, forse no. Che era di turno il 27 maggio scorso, quando Ruby venne fermata e portata in questura, diede disposizione affinché la ragazza venisse collocata in una comunità protetta in attesa dell'intervento del tribunale. Tribunale di Milano? Dell'Orenale, insomma. Per i minorenni, però, il caso diventa sempre più intricato. Alla Madonna! E, al di là dell'individuazione di eventuali responsabilità e negligenze, viene cavalcato ad arte per colpire l'immagine di Berlusconi, e che il cavaliere viene cavalcato. Ma il premio, che dice il premio? Dice, sono schifato, tutti contro di me, schifato. Ma determinato ad andare avanti. Per andare dove? Berlusconi non usa mezzi termini per definire il suo sentimento. Ma davanti alla marea montante di polemiche nate intorno al caso Ruby. Che un caso al giorno. Non toglie i casi di turno. Commenti indiretti, filtrati dalle conversazioni telefoniche che il premier ha avuto oggi con alcuni interlocutori. Ecco, i problemi del paese sono il caso Ruby. Ecco, Berlusconi ha ripercorso la sera del 27 maggio scorso, quando chiamò la questura di Milano dove Ruby era stata fermata per furto. La circostanza della telefonata, come ha detto ieri Daniela Santanchè, Santanchè, all'ultima parola, l'ultima parola, ma l'ultima parola non arriva mai, è sempre la prima, mi sembra. Non è messa in discussione dall'entourage del premier.
lo stesso Berlusconi, forse in modo implicito, l'ha ammessa pubblicamente, negando però di aver esercitato pressioni. E certo, negare sempre. C'è l'evidenza, negare sempre. Sono schifato. L'analisi di Berlusconi non si ferma la notte del 27 maggio scorso. Analisi cosa? La pipì? L'analisi? Vabbè, il Premier nelle sue conversazioni avrebbe anche ragionato, sul quadro complessivo, politico e mediatico. Ha detto di essere schifato, l'abbiamo già detto. Confida un esponente della maggioranza che lo ha sentito nel pomeriggio a proposito delle polemiche sul caso Ruby. Berlusconi non avrebbe commentato le critiche arrivate dal presidente degli industriali, Emma Marcegaglia, ma ad alcuni, fa rima con canaglia anche questa quasi, no? Ma ad alcuni interlocutori ha confermato di sentirsi accerchiato. Ma che cazzo ne sa di essere accerchiato? E si continua ad immedesimare nel mostro dei mostri, che ci vogliamo fare? Ma anche di non voler cedere. No, non cedere mai, resisti sempre. La sera del 27 maggio, quella sera il PM Fiorillo, contattato più volte dalla questura, non è Laura Tragni, Cecilia Vassena, Fiorillo, questo si chiama, contattato più volte dalla questura, dispose innanzitutto di compiere accertamenti su chi fosse la ragazza, sprovvista di qualsiasi documento di identità, documento che, nonostante le ricerche nell'appartamento che la giovane aveva detto di aver condiviso con l'amica, che l'ha poi denunciata, cazzo che amica, non venne trovato, vennero però prese le impronte di Ruby, ignoti, no? Il Paccolo Roberto, il Di Angelo Giuliano, i Francesco Corrieri, i Questurini d'Italia, gli Avvocati d'Italia, i Togati d'Italia sono ignoti, pure Ruby è ignoto. E la Madonna, che c'è di strano? Vennero prese le impronte di Ruby. A quello del 4 maggio, la mostra dei mostri, gliele presero le impronte? No, per cui se si perde, niente, non lo riconoscono. Niente. Lo tennero lì 12 ore, manco le impronte gli presero 4 maggio 2004. Ma! E si riuscì a risalire ai suoi dati anagrafici e a scoprire anche che il responsabile di una comunità in provincia di Messina, dove doveva trovarsi, aveva denunciato la sua scomparsa. Vista la situazione, il PM quella notte allora decise che la ragazza dovesse essere protetta. Protetta dai PM, dalla questura, e quindi collocata in una comunità, perché la comunità protegge. Vabbè, da cosa nasce l'inchiesta? Sono due gli spunti investigativi da cui si dipana, spunti investigativi, però si dipana l'indagine della Procura di Milano. L'indagine della Procura di Milano per favoreggiamento della prostituzione con accento Ruby. Ma sempre di ste cose si occupa questo cazzo di Procura di Milano. A quanto si è appreso nell'inchiesta, sono confluite le segnalazioni del Tribunale dei Minorenni al procuratore aggiunto Piero Forno. Si chiama Piero Forno. Chissà se c'è nel 27938-04, comunque ci sono un po' tutti. Sui trascorsi della giovane e le indagini del PM Antonio San Germano. Chissà se c'è quest'altro, bisogna guardare. Non abbiamo tutte le carte. Nate dopo il fermo di Ruby in questura del 27 maggio scorso per il presunto furto di 3.000 euro di alcuni orologi. Presunto furto. Se è presunto, indagano. Se è sicuro, niente, ignoti. E per la vicenda sono state sentite alcune amiche che raccontarono agli investigatori le confidenze ricevute dalla giovane marocchina sul giro dei personaggi importanti da lei frequentato. Qui indagano, sentono le amiche, questo, quello e quell'altro. Per il caso del mostro dei mostri non si sente nessuno. Sì, li sentono, ma privatamente. Non si deve sapere. Lì in quel caso sono PM privati minchioni. E vabbè. A ciò si è aggiunta
tra gli atti dell'inchiesta la relazione della polizia. Una sacra invenzione, una sacra annotazione poco ovvia. Ma, e non dovrebbe essere segreta? No, dice, questa relazione è pubblica. Beh, pubblica, dicono che c'è. Sulle indicazioni ricevute la notte del fermo di Ruby e che hanno portato ad affidare la ragazza alla consigliera regionale Nicole Minetti. Però, e che c'entra la consigliera regionale? Ma, vabbè, si vede che c'entra. Telefonata agli atti. E agli atti sta telefonata, eh? E agli atti, se è agli atti. La ragazza era stata affidata alla Minetti dopo una telefonata del Berlusconi al capo di gabinetto della questura di Milano. Però, il 4 maggio, chissà se telefonò il 4 maggio del 2004. Boh. Telefonata agli atti dell'inchiesta dopo averla prelevata e portata via la Minetti. Prelevata, no? Sta Minetti, che cos'è? Nicolo Minetti, che cos'è? Un'altra questurina. Prelevata. In manetta la prelevò. Come? Gli mise la camicia da forza. Boh, non si sarebbe occupata di Ruby. E allora che cazzo la vai a prelevare se poi non ti occupi? Ma, in mezzo alla strada, no? Ecco, meglio dici in mezzo alla strada. Infatti la giovane pochi giorni dopo è stata trovata in giro per Milano in atteggiamenti non adeguati. Beh, bisogna vedere chi è che decide che gli atteggiamenti non sono adeguati. Ma, quindi di nuovo identificata e collocata in via d'urgenza in una comunità da cui poi è scappata più volte per esservi poi essere riportata. Bersani, che dice Bersani? Dice, Berlusconi deve lasciare. Non è impiegato molto tempo a capire che questa poteva essere un'occasione troppo ghiotta per tirare nuovo fango sul presidente del consiglio. L'opposizione, dopo aver fatto brevemente mente locale sul caso Ruby, ha ingranato la quarta, partendo all'attacco. Per andare dove quest'altro? E arrivando a chiedere le dimissioni di Silvio Berlusconi, ma sono 20 anni che chiede, per fatti che devono ancora essere accertati, non si accerteranno mai, tranquilli. A chiedere al premier di andarsene il segretario del PD Pierluigi Bersani. Però le notizie che emergono da Milano ci dicono che Berlusconi non può ricoprire un minuto di più un ruolo che ha indecorosamente tradito, cioè da questo momento. Prima andava bene, ma l'Italia, sottolinea, ha una dignità che non può essere messa a repentaglio davanti al mondo. Chi l'ha detto? Pierluigi Bersani. A stretto giro di posta contro Batte Cicchitto. Bersani cavalca la violazione del sagrato istruttorio. Ecco il segreto istruttorio. Bello il segreto istruttorio. È una manovra destabilizzante. Provocherebbe una crisi al buio, perché più crisi di questa, ma mettendo il paese e i nostri titoli di Stato alla mercé della speculazione. I titoli, quello pensa ai titoli di Stato, ai titoli di Stato. Capezzone, che dice Capezzone? Capezzone dice, sinistra fomenta l'odio e fa boomerang. Com'è ormai evidente, dichiara il portavoce del PDL Daniele Capezzone, l'attacco della sinistra contro Silvio Berlusconi sul piano personale, privato del gossip, produce due effetti negativi per il paese e per la sinistra stessa. Se produce la sinistra va bene, no? Non va bene lo stesso. No. Da una parte, dice, fomenta l'odio di alcune minoranze, piccole ma pericolose, come io stesso ho potuto sperimentare di recente. Come l'ha sperimentato? Un altro aggredito? Un altro attentato? Dall'altra, da un punto di vista elettorale, ecco, sempre li battono, elettorale, e di credibilità politica, credibilità, sì, si risolve in un boomerang, perché gli italiani vedono la differenza tra un governo che cerca di concentrarsi sulle questioni, cerca, ma non riesce, concrete, e un'opposizione dedita a guardare dal buco della serratura le stanze di Arcore. Beh, veramente è l'Italia che dedita a guardare dal buco della serratura le stanze.
Del giambellino, del giambellino 48, della Russo Chiarabia, altre che stanze di Arcore. La medice per dare aiuto ad una persona che poteva non essere consegnata alle carceri o a una